Da piccolina mi piaceva l'arte, quindi ho studiato. Quando avevo 3 anni sono andata a studiare anche pittura. E poi sono andata all'università di belle arti. Per 6 anni ho studiato tecnicamente bene. Artisticamente avevo un dubbio perché tecnica giapponese tradizionale, bellissimi colori e materiali belli, però come dipingevano non ero convinta. Quando ho finito l'università sono venuta in Italia. Poi ho cominciato a viaggiare, viaggiare, viaggiare per 2 anni interi, tutta Europa, chiesa, galleria, museo, tutto. Perché io ho studiato, però non ho visto in realtà, quindi volevo vedere in realtà. Allora, a un certo punto mi sentivo di differenza enorme tra tutto quello che stavo vedendo e tutto quello che ho studiato. Momento, mi sentivo molto leggera. Oh, va bene, ora faccio quello che mi piace, quello che me lo sento. Allora ho cominciato di anche abbandonare materiale che io amavo tantissimo, perché non mi vincolava più materiale, mi interessava che come esprimo. Allora interessava quel momento e luce. Poi mi interessava molto di usare computer, perché io ritengo computer è una matita di XX secolo. Io dipingevo con computer, stampavo su carta giapponese, usavo neon, anche plexiglass, una cosa industriale. Volevo mettere industriale, le cose industriali, materiali naturali. Queste due cose che volevo essere amalgamati. Allora, questo inizio di mio lavoro in Italia. E tuttora continuo questo discorso di luce. A un certo punto io ho omaggiato per 26 personaggi che mi aveva dato stimolo per la vita o per culturalmente o anche personalmente. Nei questi c'era Mishima e c'è tuttora Mishima. Allora ho preso Mishima perché Mishima, soprattutto io amo, apprezzo come scrittore. Questa volta io ho cercato di usare i suoi volti. Perché lui ha mille facce, mille contraddizioni, no? E lui è omosessuale, invece matrimonio che ha avuto, poi suo debolezza del fisico, spirito, molto contraddittorio, eccetera. Allora, lui ha tanti volti, quindi volevo usare i suoi volti. Poi ho trovato tutti tanti scritti, manoscritti suoi, per giapponesi, ma forse anche per gli europei. Ma soprattutto per orientali hanno significato, hanno senso di calligrafia, che regge personalità dalla calligrafia. Allora io ho usato un manoscritto di Mishima, ho mischiato come sempre nel computer e per trovare il suo senso dell'anima. Per lavorare su di Mishima di più, ho letto, riletto, perché io avevo letto quando ero giovane, no? Tanti suoi libri, però ho riletto, riletto, riletto. Allora, forse capisco meglio di prima, diciamo di 50 anni fa, quando avevo 18 anni, no? Diverso. Ma anche sua ricercare di bellezza delle frasi, ma dentro queste frasi belle, 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 però c'è, vedo una ferita sua debolezza. Però questo non vedo negativo, però lui con sua ferita, sua debolezza ha affrontato pieno. Questo sento più di prima. Questo alla fine cosa parla? E questo è l'ultimo suo lavoro. Giorno che ha fatto autodeterminazione, lui ha scritto fine, quindi proprio l'ultimo lavoro, questo lui crede di rincarnazione. Allora rincarnare, senso di anche universo, che va, questa è l'anima, va universo, galleggia nell'universo e quindi io ho usato anche questa immagine di universo per l'ultimo lavoro suo.